Sento il dovere di dare il benvenuto al nostro arcivescovo nella parrocchia di Timau, anche un grande benvenuto anche perché penso sia molto tempo che qui nella parrocchia non abbiamo l'onore di ospitare l'arcivescovo. Dopo la morte di Don Attilio non si sono più celebrate le cresime e allora finalmente quest'anno abbiamo la possibilità di sentire il loro assenso, il loro sì alla fede da parte di ragazzi, ragazze che non sono bambini, sono già dei giovani, quasi ventenni, e quindi è stata una preparazione molto interessante, molto profonda, molto bella, questi 2 anni, e mi sembra 2 anni e 3 mesi, in cui si sono svolti appunto i nostri incontri. Si tratta di 13 giovani, non sono tanti, anche perché il paese non è più grande come una volta, quando contava 1400 abitanti, lei sa molto bene, perché è carnico come noi, qual è un po' la situazione che viviamo in Carnia, la difficoltà ormai di tenere anche i nostri giovani, ma anche nel passato la nostra gente qui, visto che appunto le difficoltà le conosciamo. Comunque lei ritornerà qui, eccellenza, o qui o a Cleulis, vediamo dove, per cresimare anche quelli un po' più giovani, perché dicevo l'11 di ottobre abbiamo fissato già ormai la data con Don Simone qui per cresimare anche gli altri. Devo anche ringraziare pubblicamente Suor Caterina qui, che è venuta su in questi 2 anni a preparare questi ragazzi. In ultimi tempi li ho presi io. Le dico con sincerità, i primi tempi sono stati un po' difficilini, perché ormai alla loro età avevano formato un po', diciamo, il loro pensare, no? Ed era anche il modo di vedere la Chiesa. Abbiamo fatto un bel cammino e posso dire di presentare delle persone oggi che, dopo aver fatto questo cammino, sono in grado di dire il loro sì al Signore. E posso dire anche come parroco di questa comunità di essere anche contento. Di essere contento perché io vengo qui, vengo i giorni feriali, il giovedì, arrivo, trovo sempre 30-40 persone ad aspettarmi, e la domenica la chiesa non è grande, ne hanno una molto molto più grande, sa, forse andrebbe bene a Udine, non più che a Timau, ma comunque questa chiesetta è sempre così piena la domenica. Sì, possiamo dire che c'è un bel gruppo di cristiani qui in questa comunità che non solo partecipa alla liturgia, ma anche ci tiene alla sua chiesa, porta avanti, diciamo, tutti quelli che sono, quella che è la vita della parrocchia, sollevando così il parroco da certi impegni che non sempre gli competono. Ecco, io voglio ringraziare di fronte a lei proprio tutte queste persone che mi danno una mano in questo senso. Mi ricordo che qualche mese fa lei mi ha detto che durante una sua passeggiata è arrivato anche a Timau ed è entrato in questa chiesetta, e lei mi ha detto che questa chiesetta le è tanto piaciuta. Ecco, l'hanno costruita i timavesi nel 1732, subito dopo che il loro paese era stato distrutto dalle slavine, dai slacks di Zignon, no? Là nella zona del Cristo. Ecco, l'hanno costruita così come hanno potuto, perché dovevano costruire nel frattempo anche le loro case. E questa chiesetta, nonostante la grande chiesa, continua a essere funzionale. Mi ha fatto piacere che lei mi ha detto che ha trovato questa chiesetta in ordine, ben tenuta e anche bellina. In questo senso allora ha capito anche che ci sono le persone che qui si interessano e si danno da fare. Ecco, noi la ringraziamo per essere venuto qui in mezzo a noi, e saremo sempre felici di accoglierla ogni volta che arriverà con noi qui.
grazie carissimo dottor Cicio, anche se la mia voce sarà meno forte della tua, perché qua il microfono vicino alla bocca, questo non so se si fa sentire, si sente abbastanza. Dico grazie per il saluto, ma dico grazie anche per il suo impegno. Come capita a molti dei nostri sacerdoti oggi, gli impegni si sono moltiplicati, sono saliti gli anni, ma sono moltiplicati anche gli impegni. Quindi è un motivo in più per dire grazie, perché lui si divide in queste tre realtà che non sono né piccole né secondarie. Ed è per questo che anch'io mi unisco a quanto hai detto un attimo fa, per dire un grazie a tutti i collaboratori, a tutte le persone che danno una mano per rendere la comunità ancora capace di annunciare Cristo al Signore. Saluto anche la sola, che è venuta a dare una mano proprio per la preparazione di questi giovani, ma di solito io saluto i chierichetti perché li vedo, dico bravi, perché anche voi date la vostra mano per la celebrazione dell'Eucaristia. Ricordo poi il coro lassù, perché quello lo sento, tutti cantano, sento che cantano e quindi è chiaro, non posso far finta di non sentirli, quindi ti ringrazio veramente di cuore. E il resto del grazie lo darai tu a tutti i collaboratori che sono venuti molto male. Però il saluto più forte e più intenso io lo voglio riservare a voi, perché con voi vogliamo vivere questo momento singolare, è un momento particolare della vostra esistenza, della vostra vita, sia per l'età che voi passate, sia per quello che oggi volete fare. Siete qui per confermare il vostro essere cristiani, confermando a Dio, confermando alla vostra comunità. E questo allora è un momento grande, un momento importante. Cercheremo di riflettere per questo. Non è facile nella società di oggi innalzare il nostro cuore fino al Signore. È impegnativo questo. Ed è per questo che il Signore viene il vostro aiuto oggi, soprattutto dandovi una mano con un dono tutto speciale. Il dono che non si sente. È meglio adoperare questo allora in modo che si senta un po' tutti. Non ripeto quello che ho detto, vuol dire che qualcuno non ha capito se lo farà ripetere da chi era più vicino. Ecco, vogliamo in qualche modo allora soprattutto unirci a questi nostri carissimi giovani e chiedere con loro il grande dono che Dio promette oggi a voi, il dono del suo Santo Spirito. Da soli non riusciamo a innalzarci fino a Dio, per questo Dio promette questo grande dono. Se voi aprite il vostro cuore nel ricevere il dono dello Spirito del Signore, allora riuscirete anche ad incontrare Dio dentro voi stessi. È ciò che oggi noi vi auguriamo. Per questo ci uniamo alla vostra preghiera per domandare questo grande dono dello Spirito. E ci disponiamo alla preghiera, prima di tutto purificando il nostro cuore. Per questo vogliamo confessare i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente. Samuele. In quei giorni Samuele dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'Arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele, egli rispose, eccomi. Poi corse da Eli e gli disse, mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose,
e il tuo spirito si muore e rimane. Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. La terra è piena delle tue creature. E il tuo spirito, Signore, è se togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Siccome desidero rivolgere la parola principalmente ai nostri carissimi cresimandi, allora mi metto in una posizione un po' più strategica, così per poter comunicare meglio con voi. Sono certo che quello che cercheremo di dire a loro già servirà anche a noi, come serve anche a me, come riflessione. Ecco, non c'è stato un errore, perché Don Tarcisio aveva preparato delle letture che erano quelle della cresima, in qualche modo. Ma le letture di questa domenica, che sono quelle che sono state lette, mi sembravano così adatte per questo nostro incontro, per prepararci alla cresima, che ho detto a Don Tarcisio, fai uno sforzo, fammi leggere quelle letture di oggi, perché mi sembrano molto significative. E io vorrei partire dalla prima lettura, quella di Samuele. C'è questo ragazzo, questo giovanetto, quindi come voi, che a un certo punto, mentre riposa, sente che qualcuno lo chiama. Pensa che sia il sommo sacerdote, va da lui e gli dice, eccomi qui, cosa vuoi? E questo avete sentito per 3 volte, si ripete. Allora Eli, il sommo sacerdote, a un certo punto dice, no, allora qui c'è qualcun altro che chiama. E dice a Samuele, se ancora una volta senti chiamare, allora non venire da me, ma tu di, eccomi Signore, ditemi qualcosa, ascoltami. E se avete ascoltato c'è una notazione molto sottile che dice, perché avveniva questo? Perché Samuele fino a quel momento non aveva conosciuto il Signore. E allora la domanda la faccio a voi. Avete conosciuto il Signore? Certamente sapete chi è, avete fatto tutta una preparazione per tutto questo. Ma c'è un momento determinante nella esperienza spirituale di ciascuno di noi. C'è un momento che caratterizza il nostro cammino in questo senso, che ci fa dire di sì o di no se abbiamo conosciuto il Signore. Vedete, anche voi come Samuele avete avuto tanti stimoli per cominciare a venire, per dire eccomi sì, ci sono. Sapevate che dovevate fare la cresima, siete venuti nel gruppo, avete sentito l'invito del parroco, avete sentito magari i genitori che vi dicevano sumo Pasqua e cresima, no? Certamente tutto queste, tutte le cose sono state messe vicine una dietro l'altra e le avete ascoltate. Ma a un certo punto a me toccherebbe fare quasi la parte di Eli, insomma, sacerdote, che dovrebbe dire, vedi anche il vescovo è arrivato oggi e voi siete venuti qui, però a ciascuno di voi io vorrei dire, ricordati, se senti che qualcuno ti chiama, non andare semplicemente né dal vescovo, né dal parroco, né dagli altri, ma di, Signore, sono qui in ascolto, parla. Vedete, è un passaggio che io non lo direi se non fossi convinto che voi siete gente tosta, gente vera, gente di montagna, gente che non ha paura neanche della fatica, neanche di salire in alto. Perché questo è un modo di salire in alto con il proprio spirito. Sì, perché se si vuole rimanere superficiali anche nel nostro credere, allora basta la prima parte, basta che qualcuno chiami, basta che in qualche modo si agisca, si faccia, si tenga bene come questa chiesa, molto ben tenuta, eccetera. Ma mancherebbe la parte più importante, il cuore. E il cuore della nostra esperienza di fede è proprio conoscere il Signore. È proprio incontrarlo dentro di noi, dentro di noi. So che voi siete capaci di andare su anche sulla crete fino in sonno, no? Però la cosa più difficile è andare dentro di noi,
ma io chi sono? Quando eri piccolo diceva, ti bastava il papà e la mamma e tu eri tranquillo. Ma quando cresci hai bisogno di risposte molto più profonde ancora, perché anche papà e mamma hanno bisogno di queste risposte. E allora chi è che mi dà questa sicurezza? Ecco, Cristo viene e ti dice, è il Padre che per amore ha voluto che tu esistessi. Ti ha chiamato per amore alla vita, una realtà senza senso la vita, che dura un po' di giorni, un po' di anni, un po' di... e dopo si butta via perché non serve più, non c'è niente. No, non è questo. Il Signore ci ha progettati per la pienezza della vita. Questa è la speranza grande che... Io vorrei chiedere a un papà e a una mamma, che vorrei dire, ditemi un po', papà e mamma, perché sono intelligenti? No. Vi amate perché sono figli. Questo amore gioioso. Quando i figli non sono come voi volete, allora l'amore è qualcosa, proprio perché c'è questo contrasto. Ma l'amore non dipende dai figli, dipende dal fatto che sono. Perché anche se zigzaghiamo un po', non perdiamo mai di vista il riferimento, da dove vogliamo arrivare. Questa è la salvezza della nostra vita, perché il Signore, con esserci vicino e con il suo amore che diventa nella massima espressione perdono, che ci perdona, ecco, noi allora possiamo in ogni istante rinnovarci dentro e camminare. Nessuno di noi può dire ma oramai, oramai, oramai. No, possiamo sempre camminare nella direzione giusta. Motivo per cui siete qui questa sera. Lo farete nel modo tradizionale, rinnovando le promesse del vostro battesimo. Sono quelle che per voi avevano fatto i genitori e i padrini allora, ma oggi voi siete qui perché volete che quelle promesse divengano le vostre promesse. È mia abitudine comunque invitare anche tutti gli altri battezzati qui presenti a unirsi in una giornata così significativa a questi giovani e rinnovare con loro le promesse dello stesso battesimo. Per cui rispondiamo alla prima domanda, rinuncio, e alle altre, credo. Rinunciate allo spirito del male e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi per mezzo del sacramento della... Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo Timore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Concludiamo il rito con la crismazione. È il momento in cui vi presenterete al Vescovo, direte forte il vostro nome, sarete segnati con il crisma sulla fronte e poi ci scambieremo un augurio di pace, con un gesto altrettanto significativo. Lo ricordo spesso. Silvia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. E
Elisabeth, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Eleonora, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Elisa, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Arianna, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Antonino, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Domenico, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Martina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Valentina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Natascia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te.
Sara, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti rende il dono. La pace sia con te. Sigillo dello Spirito Santo che ti dà il dono. La pace sia con te. Che lo Spirito Santo genera nei nostri cuori. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, oh Signore. Per noi ragazzi, confermati dal dono dello Spirito Santo, perché radicati nella fede e fondati nella carità, con la nostra vita diamo buona testimonianza a Cristo Signore. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i nostri genitori e i nostri padrini, che si sono fatti garanti della nostra fede, perché, coerenti con il loro impegno, ci aiutino con la parola e con l'esempio a eseguire la via di Cristo. Preghiamo. Per la Chiesa di Dio, radunata dallo Spirito Santo, insieme con il nostro Papa Benedetto XVI, il nostro Vescovo, Monsignor Pietro Grollo, e tutti i Vescovi, perché cresca nell'unità della fede e dell'amore fino alla venuta di Cristo. Preghiamo. Per il mondo intero, perché tutti gli uomini che hanno un solo Creatore e Padre si riconoscano fratelli, al di là di ogni discriminazione di razza, di nazionalità, e cerchino con lealtà il Regno di Dio, che è pace e gioia nello Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli, per essere offerto al Signore, trasformato nel suo corpo e condiviso da tutto il popolo. Segue l'offerta del vino, che per mezzo dell'intervento dello Spirito Santo diventerà per tutti noi bevanda di comunione e salvezza. Ma io vorrei chiedere a tutti voi una preghiera particolare
soprattutto per quei giovani che Dio chiama a seguire Cristo ancora più da vicino, nel dono della propria vita a Lui e al Vangelo. Nella nostra diocesi in questo momento mancano un po' i sacerdoti e abbiamo bisogno allora di seguire l'invito di Gesù che ci ha detto: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua vita. Chiediamo questo grande dono con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, che vi chiedo di portarla in tutte le vostre case, in tutte le famiglie, soprattutto laddove c'è qualche persona magari sola, malata, bisognosa. Portate questa benedizione del Signore, aiuta queste persone e aiuta anche voi, rende più robusta la vostra fede. Io credo che tutti insieme possiamo invocare questa benedizione anche sulla terra dove nacque il Signore. Mi pare che stamattina hanno parlato di una tregua che avrebbero fatto.
quello che noi desideriamo, che ci sia pace, pace in tutto il mondo, a cominciare proprio dalla terra nella quale Gesù è nato e vissuto e dove ha invocato la pace per tutti. E volevo concludere con un sentimento. Vedi onora sonti di che chi dentro si sta bene. È come se quasi veramente dentro le famiglie, insieme, nel viene comunità. Io vi auguro di poter respirare sempre bene la gioia di essere in queste comunità che sanno ancora conservare valori importanti della vita. Il Signore sia con voi. Dio Padre Onnipotente, che dall'acqua e dallo Spirito Santo vi ha fatti rinascere come suoi figli, vi custodisca nel suo paterno amore. Amen. Anche le catechiste. Dopo l'arcivescovo vi consegnerà un ricordo di questo momento che abbiamo visto insieme. È una Bibbia. La Bibbia, sapete, lì troviamo la nostra fede. Dobbiamo conoscerla, dobbiamo viverla. Quindi portatela a casa, qualche volta aprite qualche pagina. Mi raccomando, almeno il Vangelo, no? Quindi vi chiameremo per nome. Verrete avanti e il vescovo vi consegnerà la Bibbia, che è come consegnarvi un impegno. Ringrazio per questo pensiero, però soprattutto ringrazio e mi auguro che il più bel regalo che mi possono fare questi ragazzi è continuare in quel cammino di fede che Sua Eccellenza anche ci ha delineato molto profondamente. Ecco, questo è il più bel regalo che voi potete fare. Matiz, Elisabeth. Flossner, Arianna. Flossner, Elisa. Menti, Natasha. Flossner, Sara. Lusito, Domenico. Moschito Antonino, Mati Silvia, Mentil Valentina, Mentil Mirko, Vuerik Natasha. Matiz Eleonora e Muser Martina. Adesso ringraziamo per la Madonna con Bertalco.